Carissime e carissimi, riprendiamo dopo la pausa elettorale il nostro appuntamento quindicinale con In dialogo con l'Europa. 5 minuti in cui vi racconto semplicemente quello che succede al Parlamento europeo e il mio lavoro qua a Bruxelles. Ho sostenuto convintamente il sì alla riforma costituzionale e credo che si sia trattata di un'occasione perduta per il nostro Paese per dotarsi di un sistema istituzionale più efficiente, più capace di rispondere ai cambiamenti della nostra società. Vista dall'Europa, l'Italia avrà il 64esimo governo e il 28esimo presidente del Consiglio in 70 anni di Repubblica. Pensate quello che nello stesso periodo i tedeschi e la Germania hanno avuto solo 23 governi e appena 8 presidenti del Consiglio. L'Italia e il governo Renzi avevano aperto da tempo un confronto per cambiare verso all'Europa di cui c'è bisogno, l'Europa dello zero virgola, delle regole, della burocrazia, e rimettere al centro e recuperare la vita concreta delle persone e le ragioni e gli ideali su cui si è costruito il progetto europeo. Qualche risultato però si è ottenuto, qualcosa sta cambiando, e pur si muove, mi verrebbe da dire. Penso ad esempio alla pronta risposta sulla calamità del terremoto nel centro Italia. La Commissione europea ha deciso di stanziare 30 miliardi di euro subito per le operazioni più urgenti e nei prossimi mesi di cofinanziare il 100% dei progetti di ricostruzione, compresa il luogo simbolo, la ricostruzione della Basilica di San Benedetto da Norcia, il patrono d'Europa. Noi parlamentari italiani abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo proposto di escludere questi investimenti necessari per la ricostruzione dal calcolo del deficit nazionale previsto dal patto di stabilità. Vorrei ora parlarvi di due iniziative che ho organizzato a Bruxelles e a Strasburgo. La prima è la mostra di un artista romagnolo, il forlivese Massimo Sansavini, che ha portato a Bruxelles la mostra Tour Operator, fatta di sculture create con legno delle barche dei migranti arrivati a Lampedusa. Le opere hanno avuto un grande successo, ci hanno fatto riflettere sul dramma e sulla sfida dell'immigrazione, che non è un'emergenza, ma è un fenomeno che è destinato a durare e che l'Europa non deve subire, ma governare insieme, come chiede da tempo l'Italia. A Strasburgo invece ho promosso un'iniziativa per sensibilizzare il Parlamento, la Commissione sulle malattie respiratorie croniche. È un tema di cui si parla troppo poco, ma che è responsabile di ben il 300.000 decessi all'anno in Europa. Ho chiesto alla Commissione europea di investire di più sia nella ricerca che nella prevenzione e cura dei malati. Ho poi firmato una dichiarazione scritta che chiede sempre alla Commissione e al Consiglio di lanciare una campagna di attenzione, di sensibilizzazione sulla sindrome di Down a livello nazionale e europeo, per incoraggiare anche in questo caso la ricerca sulle problematiche che derivano da questa condizione e soprattutto promuovere l'integrazione sociale, professionale e culturale delle persone colpite da trisomia 21 e sostenerle nel miglior modo possibile fin dall'infanzia. Continua inoltre il mio lavoro di informazione sulle opportunità che arrivano dall'Europa grazie ai fondi europei. Dopo la guida per le imprese e quella per gli enti locali ho preparato un nuovo opuscolo che illustra i fondi dedicati al settore del turismo. Si tratta di una guida con dei consigli utili su come accedere ai bandi e su come fare per ottenere i finanziamenti. A tal proposito vi volevo anticipare anche un'altra opportunità che è riservata ai nostri comuni per portare la connessione Wi-Fi veloce nei luoghi pubblici e per rendere questo servizio accessibile a tutti i cittadini. 120 milioni di euro, una copertura del 100% dei costi, i primi bandi nella primavera 2017.
Su questo punto trovate maggiori informazioni nel mio sito www.damianozoffoli.it, insieme anche alla versione scaricabile gratuitamente della guida ai fondi europei per il turismo. Un caro saluto e arrivederci al prossimo appuntamento di In Dialogo con l'Europa.